Percorsi formativi 2020-2022. CSI, Centro Sportivo Italiano, Comitato Provinciale di Chieti, chiusura del corso e consegna degli attestati. È stato anche un momento di riflessione. A livello nazionale risultati infatti a dir poco prestigiosi, a cui però corrisponde un'attività di base non adeguata. Il presidente Mimmo Puracchio e l'assessore allo sport del comune di Chieti, Manuel Pantalone. È così o no? Allora io devo dire una cosa, vado contro tendenza. Noi in questi ultimi due anni siamo cresciuti del 75%, il che significa che c'è una grossa attenzione nei confronti del Centro Sportivo Italiano, del nostro comitato di Chieti. Avremo l'undicesima edizione delle Sportiadi che coinvolgeranno le famiglie in pieno. Il punto delle Sportiadi saranno genitori bordo campo, che non significa essere a bordo campo e contestare l'operato dell'allenatore, dell'arbitro e via dicendo. No, molte volte faremo anche dei corsi in modo da insegnare ai genitori, per esempio, le regole ad arbitrare, e che significa avere un grosso supporto. Essere, come dire, protagonisti. Certo, certo. Essere protagonisti della vita, ma anche della crescita dei propri figli, che non è una cosa che oggi è di moda. 18 attestati a persone davvero meritevoli che si sono distinte in questi due anni molto difficili. Sì. Questo è un momento particolare, direi di gioia, perché alla fine di questo periodo difficile della pandemia abbiamo riconosciuto a 18 giovani laureati la possibilità di poter entrare nel campo della progettazione dei bandi europei e nazionali. Su 4 progetti che avevamo pensato, alla fine li abbiamo ridotti a 2, li abbiamo accorpati. Quindi avremo la possibilità di avere nella nostra città due risvolti importanti: un supporto ai ragazzi dagli 8 ai 18 anni, con la partecipazione e con la collaborazione con le famiglie che saranno coinvolte in questa progettazione. Pantalone, questi sono eventi importanti per la città, per i giovani, per lo sport, per le famiglie, diciamo, da sottolineare a 360 gradi. Assolutamente, noi come amministrazione siamo vicini a questi appuntamenti, ringraziamo il Centro Sportivo Italiano di Chieti. Noi come amministrazione stiamo prestando particolare attenzione a quella che è la riqualificazione dell'impiantistica sportiva cittadina, ma anche ad un efficientamento gestionale della stessa, perché lo sport è un veicolo di aggregazione sociale positiva, ma lo sport ha bisogno di luoghi in cui essere praticato. Noi a Chieti abbiamo tanti impianti sportivi, ma vogliamo che siano sempre più fruibili per la cittadinanza.